vogliamo partire proprio dalle novità, perché c'è questo AOK Pass. Che cos'è e soprattutto come funziona? Sì, è una novità importante che lanciamo come aeroporto di Roma insieme ad Alitalia da questa mattina. Noi offriamo per tutti i nostri passeggeri diretti a New York con i voli Covid tested operati da Alitalia dallo scorso 8 dicembre la possibilità di avere una copia digitale del proprio certificato di negatività. Tutti questi passeggeri che si imbarcano su questi voli devono eseguire un test rapido antigenico prima di farlo, prima di imbarcarsi, e quindi hanno la possibilità da oggi, di scaricando un'app, di avere una copia digitale, un QR code, cioè un codice grafico che autenticherà in modo sicuro la propria negatività, e con questo codice digitale possono procedere verso l'imbarco. Quindi tempi molto più rapidi. Tempi molto più rapidi, è molto importante perché sono i primi passi verso un vero e proprio passaporto sanitario digitale che si integrerà con i processi di viaggio in modo pieno, così come oggi sono parte del proprio processo di viaggio i documenti d'identità, la carta d'imbarco. È importante perché accelera e semplifica tutte queste attività, garantisce l'autenticità del risultato del test, e così come la garanzia di trattamento, diciamo, in sicurezza e riservatezza dei dati, e comunque sono dati sensibili. A proposito dei Covid tested che abbiamo nominato, è possibile fare anche un primo bilancio dei voli Covid tested? Sì, un primo bilancio positivo. Noi abbiamo cominciato, come dicevo, l'8 dicembre con Alitalia, sono giunti altri 3 voli la settimana con Delta dal 19 dicembre dall'Italia, quindi da Atlanta. Abbiamo oltre 3.000 passeggeri ormai operati con questi corridoi puliti, funziona tutto molto bene, sia per le linee aeree che non registrano ritardi o complicazioni, sia per i nostri passeggeri che sono molto soddisfatti. Abbiamo veramente pochi secondi, è possibile fare un bilancio di questo 2020 aspettando un futuro migliore? È possibile, ma un bilancio molto negativo. Chiudiamo un 2020 con quasi meno 80% del traffico rispetto al 2019, ovvero 35 milioni in meno di passeggeri rispetto a circa 45 operati nel 2019. Speriamo in un'estate migliore. E ce l'auguriamo tutti, grazie a Marco Troncone per essere stato con noi.